Sono stato da poco in una concessionaria per mettere a posto una cosa dell'auto che non funzionava bene. Il giorno dopo mi hanno chiamato al telefono dicendomi che l'intervento sarebbe costato oltre 600 euro. Un po' amareggiato per il costo, ho confermato l'avanzamento dei lavori. Un paio di giorni dopo mi arrivò un SMS dell'officina dicendomi che la mia auto era pronta, con un importo totale da pagare di 407 euro. Ed è la seconda volta che mi fanno sapere un prezzo. E quando poi mi reco a pagare, c'è una bella differenza inferiore nel prezzo iniziale. Non ho chiesto se ci fosse stato un errore, non si sa mai, ma ho pensato che questa potesse essere una strategia molto efficace per ricordarmi un'esperienza positiva in un certo tipo di contesto. Nella mia mente inconscia si è installata infatti l'idea piacevole che quando mi reco a ritirare l'auto, provo un sentimento di sollievo nell'accorgermi che il prezzo da pagare era più basso. Ecco ad esempio una tecnica che secondo me è stata utilizzata da questo concessionario per far sì che io mi mettessi il cuore in pace su una cifra come 600 euro e in un secondo tempo invece mi sarei molto rallegrato nello scoprire che i soldi da pagare erano 407 euro. La mia esperienza è stata ovviamente positiva e nella mia mente si è installato qualcosa di positivo anche nella percezione della qualità del lavoro di quel concessionario.